Meravigliosa mattina è arrivata. Dove se ne vanno i nostri amici così di primo mattino? Quel dormiglione di Batsumaru è ancora addormentato. Altri amici lo svegliano. Oh, ma cosa c'è qui? Wow, il sacco è pieno di giocattoli. C'è un bellissimo camioncino giocattolo. Un bulldozer giocattolo. E un escavatore giocattolo. I nostri amici si mettono a giocare. Caricano il camioncino di terra usando l'escavatore. Il camioncino carico di terra arriva a My Melody. My Melody ed Hello Kitty stanno giocando alle faccende di casa. My Melody mette la terra in una tazza e ci spruzza sopra un po' di cannella. Batsumaru viaggia sul camioncino giocattolo. Pom Pom Purin sta spostando la terra con il bulldozer. Ma c'è qualcosa in mezzo alla terra. Si innamorò, l'arriva con l'escavatore. E comincia a scavare alla scoperta dell'oggetto misterioso. Oh, è un libro di maschere da ritagliare. Sono tutti eccitati. Ora gli amici sono a casa di Hello Kitty e stanno guardando il libro che hanno scoperto prima. Una maschera da Dracula. Batsumaru, senza farsi vedere, la nasconde. La nuvola maligna si è avvicinata e comincia a oscurare tutto. Batsumaru crea qualcosa usando carta e forbici. È
la maschera di Dracula! Batsumaru starà pensando di fare un altro scherzo ai suoi amici. Cosa vorrà farsene della stoffa nera sotto il vaso di fiori? La stira con attenzione. Intanto, fuori il tempo peggiora. Cosa vorrà fare Batsumaru con quella stoffa ora che l'ha stirata? Oh, è diventato un mantello! Anche Hello Kitty sta creando qualcosa con carta e matite. È una carinissima maschera da scimmia! E My Melody fa una bella maschera da cerbiatta! Sembra che stia per piovere da un momento all'altro. Il rumore del tuono mette paura a My Melody. Cinnamarole intanto sta sfornando un po' di pane fresco. Il pane sembra delizioso. Ma Cinnamarole comincia a scavare nel retro della pagnotta. Oh, ecco che Batsumaru si è trasformato in Dracula! Cinnamarole invece ha fatto una straordinaria maschera da leone usando la pagnotta. Hello Kitty indossa la sua maschera da scimmia e accende delle candele. Uno spaventoso Dracula è apparso fuori dalla finestra. Cinnamarole indossa la maschera da leone e si mette a fare una buffa danza. Dracula fa la sua apparizione anche al di fuori della taverna di Cinnamarole. Il terribile Batsumaru sta cercando di spaventare i suoi amici con la sua maschera. Ma Melody si mette la maschera e fa finta di essere una cerbiatta. All'improvviso la candela si spegne. C'è qualcuno fuori. Anche My Melody viene spaventata da Dracula. E infine anche Pompon Purin, che si è messo una maschera da ippopotamo, si fa ingannare dal trucco di Batsumaru. Ma la corda si spezza a causa del peso e Batsumaru cade con addosso la maschera di Dracula. Tutti gli amici che erano stati spaventati si avvicinano. Quando vedono che Batsumaru indossava la maschera di Dracula, si arrabbiano con lui. Il giorno dopo, i nostri amici organizzano una festa in maschera. Oh no! Batsumaru ha indossato di nuovo la maschera da Dracula! Quando gli amici si arrabbiano con lui, Batsumaru tenta di scappare via camminando all'indietro e finisce a faccia in giù sulla torta. Ora Batsumaru ha la faccia coperta di crema e una ciliegia sul naso. Sembra Babbo Natale! Tutti gli amici ridono divertiti. E vedendoli ridere, anche Batsumaru ride insieme a loro. Thank you.
Thank you.